Ciao a tutti amici di TechnoAndroid, Mobile World Congress 2017, abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano anche i medio di gamma lanciati da Sony. Sono due, uno con display da 5 e uno con display da 6 pollici, molto simili per alcune specifiche, diversi per qualche dettaglio. Stiamo parlando della linea XA1, versione standard e versione ultra, cerchiamo di accenderlo. Le specifiche a livello hardware sono molto simili, entrambi montano l'octa-core Helio P20, 4 GB di memoria RAM e 32 o 64 GB di storage interno. Per quanto riguarda i display, qui abbiamo un display IPS LCD con risoluzione Full HD, mentre da questa parte montiamo un display sempre IPS LCD, ma la risoluzione è HD. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, vediamo similitudini e differenze. Entrambi godono di un sensore posteriore da 19 megapixel con 23, perdonatemi, megapixel con ovviamente il flash LED. Si differenziano però nella parte frontale, perché sulla parte frontale la versione ultra gode di sensore da 16 megapixel con flash LED, quindi attenzione, un'attenzione particolare ai selfie, invece qui il sensore è da 8 megapixel. Per il resto sono molto simili anche esteticamente, infatti il pannello frontale è molto simile, tranne il flash LED ovviamente. Display, LED per le notifiche, luminosità a prossimità, questa è una variante, qui abbiamo una variante rose gold, invece questa è bianca. Sul laterale li andiamo a mettere uno a fianco all'altro, abbiamo in entrambe le versioni tasto rapido per la fotocamera, accensione e spegnimento e bilancieri del volume. Andando a dare un'occhiata invece in dettaglio ai terminali, nella parte di sotto abbiamo l'ingresso USB Type-C per la ricarica della batteria, batteria da 2700 mAh, forse un po' pochi per la versione da 6 pollici, e invece 2300 mAh per la versione da 5 pollici. Ci spostiamo ancora a livello estetico, ci mettiamo da questa parte, abbiamo ovviamente lo slottino per espandere la memoria, ma anche per andare ad inserire la nano SIM ovviamente, e poi infine parte superiore, microfono secondario e jack audio da 3,5 mm per inserire le cuffie. Abbiamo chiesto informazioni sui materiali ai tecnici di Sony e praticamente loro ci hanno garantito che il back panel, anche se a noi sembra metallo, in realtà è di policarbonato, anche perché è logico, effettivamente le bande delle antenne vengono lasciate in plastica e si vede, invece le cornici dovrebbero essere in metallo. Siamo molto in dubbio su questo, perché al tatto sembrava metallo, invece a quanto pare è policarbonato, invece ripeto le cornici dovrebbero essere in alluminio. Per il momento dallo stand di Sony è tutto, questi erano i medio di gamma, ripeto, basati su processore Helio P20, quindi un processore MediaTek. Vedremo come si comporteranno, esteticamente non sono male, e soprattutto il device da 6 pollici è un device che manca, è un mercato, una fascia di mercato che non è tanto coperta come lo era prima. Speriamo sia degno di essere acquistato, soprattutto da chi ama polliciaggi così ampi. Ovviamente vi ricordo che entrambi i display sono protetti da Gorilla Glass. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!